Registro.it affianca le PMI italiane nel loro processo di crescita. Io sono Pepe Moder e insieme a ricercatori e imprenditori scopriremo il presente e il futuro della trasformazione in atto. Digital Tomorrow è il podcast ora disponibile su registro.it o sulla tua piattaforma preferita. In Cina, decretate illegali le criptovalute. La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Settimana pesante per il mondo delle criptovalute. La Cina le ha decretate come illegali. Venerdì 24 settembre 2021, la Repubblica Popolare Cinese ha messo uno stop alle transazioni, perché ritenute ad alto rischio e oggetto di speculazioni. Questo rientra nel processo che viene attuato in Cina, in questo momento, in merito ai maggiori controlli su transazioni, posizioni rilevanti di società in determinati settori, per una maggiore equità a livello nazionale. Tornando alle criptovalute, il 7 settembre aveva fatto notizia l'ufficialità dello Stato di El Salvador che aveva reso il Bitcoin come moneta ufficiale. La Cina ha fatto esattamente l'opposto, forse perché la liquidità investita in questi asset era diventata troppo elevata? Pechino ritiene che questo tipo di asset alimenti la raccolta di denaro illecito, associazioni criminali e illegali, oltre al riciclaggio. Per questi motivi le ha vietate e rese illegali. Cosa potrebbe generare questa scelta? Come sappiamo, il mondo delle cripto non è regolamentato e questo potrebbe essere l'inizio di una regolamentazione e stabilizzazione in materia, evitando, come abbiamo detto, la parte relativa alle attività criminali e illecite. In Cina è stato vietato non solo l'acquisto, ma anche la negoziazione attraverso exchange esteri, cioè le piattaforme che permettono di negoziare le valute digitali. La Cina aveva già vietato il trading e il mining, cioè l'estrazione delle criptovalute tramite processo informatico. Di conseguenza, ad oggi sono diventate illegali sotto tutti i punti di vista, vietando totalmente le attività di pagamento mediante criptovalute. Questo processo è l'ulteriore stretta che riguarda le attività finanziarie delle società tecnologiche cinesi. Facciamo un po' di analisi sull'andamento delle criptovalute negli ultimi 30 giorni. Il Bitcoin ha perso l'11,68% in 7 giorni, l'8,86% in 30 giorni. L'Ethereum ha perso il 14,62% a 7 giorni e il 4,96% a 30 giorni. Cardano ha perso il 7% in 7 giorni, il 13,84% a 30 giorni. Adesso dovremo vedere quelle che saranno le scelte di altri paesi, in testa agli Stati Uniti. Si parla che, già la prossima settimana, la Federal Reserve potrebbe pubblicare quelle che sono le regole inerenti alle valute digitali, soprattutto per quanto riguarda le stablecoin, cioè quelle ancorate al dollaro americano. Inoltre si parla di una valutazione, sempre da parte della Fed, se le banche potranno detenere valute digitali nei loro bilanci. Lo abbiamo detto molte volte, il mondo cripto è diventato molto grande, forse più di quello che le istituzioni e le banche centrali si aspettavano. Credo che adesso inizierà la corsa alla regolamentazione, ma soprattutto credo sia definitivamente iniziata l'era delle valute digitali che verranno emesse dagli stati, essendo anche strumenti di pagamento più veloci e sicuri. Siamo di fronte ad un cambiamento epocale. La citazione di oggi è la seguente. Il tempo è più importante del prezzo. Quando il tempo è scaduto, il prezzo si invertirà. William Gunn, rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto. Le PMI italiane contribuiscono ogni giorno alla crescita e allo sviluppo del territorio e dal loro progresso dipende il futuro del nostro paese. Per questo, registro.it le affianca nel processo di digital transformation. Digital Tomorrow è il podcast realizzato da registro.it in cui ricercatori e imprenditori raccontano il presente e il futuro della trasformazione digitale. Puoi ascoltare il podcast Digital Tomorrow su registro.it o sulla tua piattaforma di podcast preferita.